Bello a tutti ragazzi, qui è Giù Adrenessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con un nuovo vlog. Era veramente da tantissimo tempo che non facevo un video del genere. Vorrei portare il più spesso sul canale perché comunque mi piace fare magari una volta al mese un video in cui parliamo, in cui vi parlo un po' di come sta andando il canale oppure vi parlo di qualcosa un po' più in particolare. Oggi infatti l'argomento principale sarà quello della carriera centrocampista. Mercoledì ho caricato l'ultimo episodio della carriera difensore e vi ho lasciato un sondaggio in descrizione. Questi qui sono infatti i risultati. Una vittoria schiacciante per la fine della carriera difensore e l'inizio di quella centrocampista. Oltre a tutti quanti i voti e a tutti quanti i commenti, mi avete lasciato veramente tantissimi nomi di centrocampisti con cui appunto iniziare la carriera. Ne ho contati circa 50, o forse sono anche di più. Però tra tutti questi giocatori ne ho scelti solo 4. E ovviamente la scelta tra questi 4 andrà a voi. Io ho già la mia idea, però comunque voglio sapere il vostro parere. Ovviamente il sondaggio per votare lo trovate sempre qui sotto in descrizione. E comunque la prima opzione sarà Odegaard. È un centrocampista offensivo che ha 16 anni e gioca nel Real Madrid. Me l'avete scritto in tantissimi sotto all'ultimo video. Io l'avevo già sentito nominare, però mi era passato un po' di meno, quindi non ci avevo proprio pensato. Ho visto anche qualche suo video e ho visto che mi piace molto, è veramente fortissimo. Ho cercato su YouTube qualche suo video, è veramente è fortissimo. E quindi la prima opzione è lui. Seconda opzione è Verratti, perché comunque mi piacerebbe fare una carriera diciamo con un giocatore italiano e quindi magari non andare all'estero ma puntare sui giocatori italiani. E l'unico centrocampista diciamo italiano che mi convince di più e che anche è giovane è Verratti, e quindi la seconda opzione è lui. La terza opzione è Mastur. Non è che mi convince tanto, ero un po' indeciso se metterlo oppure no, però comunque è giovane, è un trequartista, è in prestito al Malaga se non sbaglio, quindi avremo anche la possibilità di giocare un anno in prestito al Malaga e poi vedere dove andare in giro per l'Italia oppure comunque stare al Milan o il giro nel mondo. Comunque Mastur è la terza opzione. E come quarta posizione troviamo Halilovic. È un centrocampista che è in prestito mi sembra, adesso non mi ricordo in quale squadra, però è in prestito ed è di proprietà del Barcellona. Tra questi quattro, se devo dire la verità, io preferisco Odegaard perché veramente mi ha convinto tantissimo. Poi comunque vorrei sapere anche il vostro parere, magari se vediamo che Verratti vince solo di un voto, comunque sono lì lì, magari Verratti ed Odegaard, magari inizierò con Odegaard. Però comunque voglio fare questo sondaggio per vedere un po' se a voi piace l'idea di Odegaard oppure se la scartate e Odegaard tipo riceverà 0 voti. Questi qui comunque sono i 4 centrocampisti che ho selezionato. Vi ringrazio per aver commentato l'ultimo episodio della carriera difensore, perché è grazie a voi che sono riuscito a tirare fuori questi nomi, e spero che ci sia da divertirsi con la carriera centrocampista. Non l'ho mai fatta una carriera del genere e non so come andrà, però comunque sicuramente andrà meglio di quella difensore che veramente era noiosissima. Purtroppo quando si iniziano carriere nuove non si sa se vanno bene o se vanno male. Ad esempio quella portiera alla fine è andata bene perché io mi diverto a giocare in porta, e invece quella difensore è andata male. La seconda cosa che voglio dirvi è che quando voi state guardando questo video mancheranno circa 2 giorni di scuola, forse, non lo so. Però comunque sono quasi alla fine della scuola. Se tutto va bene dovrei essere ammesso agli esami e quindi dovrei prepararmi per gli esami. Se non sbaglio il 22 giugno avrò il primo esame, poi il 23 avrò il secondo e poi il lunedì successivo avrò la terza prova. E poi i primi di luglio avrò l'ultimo esame che sarà appunto l'orale. Ho intenzione anche di fare un video sull'orale perché sto preparando in questi giorni la tesina, che poi sarebbe una specie di progetto. Sto realizzando un sito web che è una sorta di sito web storico. Comunque stavo pensando di farvelo vedere, magari quando lo terminerò farò un video in cui appunto vi farò vedere che cosa ho realizzato in questi mesi. Ho intenzione di pubblicarlo proprio nell'ora esatta in cui io mi trovo lì a parlare con i professori, così io sarò lì davanti a parlare e a morire e voi sarete lì a vedere il mio video quando parlo e dirò praticamente le stesse cose che dirò ai professori. Vedremo un po', sembra una bella idea, speriamo che venga bene. Io ragazzi spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, ogni tanto mi piace fare questo genere di video, spero che piaccia anche a voi. Cercherò magari di farlo più spesso, magari una volta a settimana oppure quando ho un po' di robe da dirvi, magari metto tutto quanto insieme e faccio un video. Stavo pensando anche di fare il video resoconto del mese, ci sto pensando, non lo so, adesso vediamo un po', perché comunque il mese di maggio è finito e quindi non ce la faccio a fare il video per il mese di maggio. Però magari verso fine giugno potrei fare il video, diciamo, un resoconto di giugno. Io vi ricordo nuovamente il sondaggio che trovate qui sotto in descrizione. Le 4 opzioni sono Odegaard, Verratti, Mastur e Halilovic. Trovate comunque il sondaggio in descrizione. Noi ci vediamo ragazzi con un prossimo video. Bella!